Vi presento Christopher Robin, è una pellicola del 2017 diretta da Simon Curtis che racconta la vita del creatore di Winnie the Pooh, di sua moglie e del piccolo Christopher. I protagonisti di questa produzione britannica sono Domhnall Gleeson, Margot Robbie e Kelly MacDonald. La pellicola ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica e dopo un investimento di 3 milioni di dollari per la sua realizzazione, al botteghino ne ha incassati 7. Eccolo qui, proprio nella foresta di Ashdown, in Inghilterra, casa del vero Winnie the Pooh. Il film non è uscito a caso nel 2017, anzi, in quell'anno ricorrevano i 40 anni dall'uscita del cartone animato Le avventure di Winnie the Pooh, i 20 anni da Winnie the Pooh alla ricerca di Christopher Robin e i 10 da I miei amici Tigro e Pooh. Il regista Simon Curtis accettò praticamente subito di dirigere questa pellicola perché conosceva bene le vicende di quella famiglia ed era molto affascinato dall'impatto che hanno avuto sulla cultura popolare. C'è un posto nel mondo in cui nessuno conosce Winnie the Pooh? Forse nell'Ivald. Posso andare nell'Ivald? Prima del film, Domhnall Gleeson non aveva mai sentito parlare di Winnie the Pooh, perché quando era un bambino in Irlanda, i suoi genitori non gli avevano mai acquistato quei giocattoli. L'attore quindi, oltre a informarsi sull'orsetto e i suoi amici, ha studiato molto, ha approfondito il disturbo post-traumatico da stress, una patologia di cui soffriva il suo personaggio nella vita reale. Forse se ci fossimo lavati meglio i denti, no? Margot Robbie invece conosceva benissimo Winnie the Pooh, lo adorava perché è stato uno dei suoi giocattoli preferiti durante tutta la sua infanzia. Per lei recitare nel ruolo di Daphne è stato sì appagante ma anche emotivamente faticoso perché quelle antipatiche spigolature nel carattere del suo personaggio erano le stesse che avevano alcuni membri della sua famiglia, atteggiamenti che lei proprio non sopportava, la facevano stare male. L'unica cosa buona delle guerre è la quantità di meravigliose donne come lei, che non si sposeranno mai perché non ci sono uomini, così possono fare lavori come questo. Daphne. Sì, non è vero? Sia l'irlandese Domhnall Gleeson che l'australiana Margot Robbie hanno lavorato duramente per parlare come dei benestanti inglesi degli inizi del 1900, ore e ore insieme ad un coach vocale. Kelly MacDonald invece, pur essendo lei di origine scozzese, ma il suo personaggio inglese, è stata esonerata da quella fatica perché il suo accento naturale piaceva moltissimo al regista. Sii felice, Billy Moon. Custodiscimi nella tua memoria e io farò come te. In questo modo saremo sempre insieme. Il film è stato girato quasi totalmente in Inghilterra, prevalentemente a Londra e nelle campagne limitrofe. La casa della famiglia protagonista della storia non è stata ricostruita in studio, ma fu scovata dagli scenografi durante una ricerca delle location sul territorio. Era una struttura degli anni 30, mai modernizzata e praticamente identica alla casa originale. I giardinieri aggiunsero solamente qualche fiore. I produttori poi ebbero l'onore di poter visitare la vera casa in cui avevano vissuto Alan, Daphne e Christopher. L'abitazione era vuota, ma camminarono per le stanze con in mano le fotografie in bianco e nero dell'epoca. Per loro fu emozionante. Il film racconta in maniera molto accurata il rapporto tra Christopher Robin e i suoi genitori, ma alcuni dei fan più accaniti hanno storto il naso, soprattutto per il finale. Secondo loro, infatti, la pellicola terminerebbe in maniera errata, troppo addolcita per il pubblico, perché fa intendere che ci sarà una riconciliazione, ma in realtà il figlio proverà tanto risentimento verso i suoi genitori, suo padre e sua madre. Ma la tua infanzia è stata meravigliosa. Crescere è stato difficile. Ultime rapide curiosità e cominciamo dicendo che gran parte dei giocattoli e dei disegni che vediamo nel film sembrano quelli originali, ma in realtà non lo sono. Quelli originali erano protetti da copyright, la produzione non aveva i diritti e così ne fece realizzare di simili a quelli veri. L'unico giocattolo che incredibilmente non apparteneva a nessuno era Winnie the Pooh, che qui vediamo riprodotto fedelmente. Inoltre, i due protagonisti, Domhnall Gleeson e Margot Robbie, avevano già lavorato insieme nel film Questione di Tempo e sul set andavano molto d'accordo. Nelle interviste, però, l'attore ha dichiarato di essersi sentito un po' in soggezione di fronte alla grande bellezza e sensualità di Margot, che in diversi momenti gli ha letteralmente fatto tremare le gambe.
Infine, durante le riprese ci fu un momento di grande emozione. Sul set si stava girando la scena in cui il padre del ragazzo comunica alla Tata che il figlio è scomparso e presunto morto. Kelly MacDonald decise di fare sue le sensazioni di quella Tata, di improvvisare alcune battute, e la sua performance fu così coinvolgente che gran parte della troupe si commosse. Allo stop ci fu un grande applauso. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come vi presento Christopher Robin, Winnie the Pooh. Quanto mi sarebbe piaciuto far parte dei suoi amichetti.